Ben ritrovati con Speciale Sport 24. Continua il nostro viaggio dedicato ad un anno di sport. In particolare ci occupiamo di pallavolo, la Serie B2 femminile. Dopo esserci occupati della Fenice Libera Virtus, è arrivato il momento dell'altra squadra che milita in questo campionato, la Pallavolo Cerignola, che si trova nelle zone alte della classifica. Una stagione con tanti volti nuovi dopo quella passata in cui le Fucsia hanno sfiorato i playoff. Di questo ne abbiamo parlato con il presidente del sodalizio Fucsia, Matteo Russo. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni. Matteo Russo, presidente della Pallavolo Cerignola, siamo quasi vicini alla fine dell'anno, quindi facciamo innanzitutto un primo bilancio di questa parte del campionato di Serie B2 con noi. Allora, il bilancio è sicuramente positivo, perché insomma gli obiettivi che avevamo a inizio stagione sono, diciamo, stati rispettati, nel senso che siamo La prima in linea vittoria con della quella stagione che è della Pallavolo è un po' la Cerignola. nostra Nella prima tabella di giornata marcia, del campionato nonostante di Serie B2 qualche femminile, la Fucsia allenata da passaggio a Francesco vuoto, però Scavi, sono ci sta in un il cerebro, percorso soprattutto di crescita, soprattutto con una squadra nuova e giovane, quindi con un progetto tecnico nuovo. Ecco, tornando anche alla stagione passata, avete dovuto smantellare un'intera squadra. L'unico punto inamovibile, si è ripartiti da Margaret Altomonte e avete sfiorato i playoff la passata stagione. Forse quello è stato il rammarico più grande? Ma no, l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, era il nostro ritorno in B2, quindi siamo andati ben oltre le più rosee aspettative, chiudendo al quarto posto. E poi abbiamo deciso di alzare l'asticella e quindi fare un progetto più ambizioso. Da qui appunto si inserisce questo cambio quasi totale, no? Di tutta la rosa e anche dello staff tecnico. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, quest'anno stiamo facendo un campionato all'altezza delle nostre aspettative. Poi c'è stato anche il cambio tecnico da Michele Valentino, l'artefice della promozione, a Francesco Scarpi. Passaggio differente, però con anche un modo di allenare di Scarpi che a voi è piaciuto subito. Sì, con Michele chiaramente abbiamo un rapporto ormai da tanti anni, è parte integrante della nostra società, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di problema a fare questo tipo di scelta. Invece l'idea di prendere Francesco Sgarbi è stata proprio quella di portare una nuova mentalità qui a Cerignola e quindi un nuovo modo di lavorare. Devo dire che siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo lui e tutta la squadra. Ultima domanda, per l'anno che verrà, cosa vi aspettate? Per il 2024 ci aspettiamo di essere sempre così, cioè lottare per obiettivi importanti, sempre seguendo un po' quelli che sono i nostri valori e il nostro modo di intendere la pallavolo. E quindi speriamo insomma che sia anche il 2024 un anno a forti tinte fucsia. Grazie. E ricordiamo che ai primi di gennaio il campionato riparte per la Pallavolo Cerignola. Il 13 gennaio si tornerà in campo contro Pozzuoli. È tutto per questo appuntamento con Speciale Sport 24. Grazie come sempre di essere stati in nostra compagnia e a risentirci prestissimo.